cioè, io no, io tu fai l'interista, io faccio giallo X, io sono una persona, sei pronto? Sì, è buona la prega, però ah, va, però sì, però è buona, come dimmi, come come ti pare, io riprendo l'oro, vado a fare i piatti. La prima non so se farla, se no magari la faccio in un altro momento sul nome. Sì, esatto, farla lui. Ci siamo tutte le domande. No, è perché lui. Mi interessava se voi siete appassionati di splatter punk o di splatter in generale. Voi tre. Ma sinceramente mi fa cagare lo splatter e il punk. No, beh, io quando eravamo giovani c'era questa parola che è venuta fuori. No, dove era? C'è nel senso splatter punk era un movimento che è cominciato dagli scrittori William Gibson e Bruce Sterling, che scrivevano di un mondo in cui si cominciava a esserci la connessione fra la macchina e, cioè, e poi era un immaginario che fondeva il punk con la tecnologia. Questo un po' è stato lo splatter punk, però poi dopo però perché non so perché Diego, cioè, perché quando ho formato quella band ero praticamente infuocatissimo con tutti i film splatter, Brian Yuzna, da Brian Yuzna in poi, The Scraven, questa roba qua. Poi gli anni 90 erano proprio gli anni dello splatter estremo, quel bellissimo quinquennio d'oro dello splatter. E quei pomodori che andavano, sì, come il pomodoro. Cyberpunk con lo splatter. Guarda, io ho trovato, perché quello che ha inventato la parola, che è David J. Shaw, che era uno che stava esatto, raccolto, sì, 86, ha fatto la dichiarazione, secondo me si adatta alla vostra musica. Lui nel 97 lo intervistano. E lui dice, l'ho inventato il termine per descrivere un tipo di horror ad altissima tensione, la tipologia Non ci sono limiti di Clive Barker, più di 10 anni fa. Se Stephen King è paragonabile al McDonald's, allora lo splatterpunk ai suoi tempi era affine a certe varietà di funghi dalla forma strana, il tipo che può aprire nuove porte della percezione o in metabolismi incompatibili semplicemente farti vomitare. Ci sta benissimo. Secondo me quest'ultima definizione anche con la vostra musica ci sta abbastanza bene. Cioè l'ultima si fa vomitare, ragazzi. No, si sì, andiamo da... C'è un metabolismo. Ragazzi, c'è forte. È indubbio che noi siamo una devianza nel corpo musicale, un po' così dire, tradizionale, mainstream. Sì, poi, visto che il documentario comunque dovrebbe essere sul jazz score, io volevo farmi una domanda. Allora, se uno va online, a livello di jazz score ci sta di tutto, non c'è una cazzo di definizione decente. Vai su Urban Dictionary e dice che grindcore e jazz messo insieme, inventato nel 2009 da una band sconosciuta. Vai su Wikipedia, lo mette come una sottocategoria del punk jazz. Scaruffi lo usa per definire gruppi punk hardcore tipo Minutemen, Saccharin Trust, roba anni 80, era un po' diversa dalla norma. Spin usa jazz e thrash metal basandosi probabilmente sui Naked City. Quindi, diciamo, non c'è proprio una vera definizione. Tu mi avevi detto che era il connubio tra il rigore del jazz e l'ignoranza dell'hardcore, esatto. Anche se l'ignoranza è proprio, dell'hardcore... Secondo me la bandiera proprio del jazzcore è questo. Il rigore del jazz e quindi anche la capacità di poter suonare roba che non sia hardcore, comunque con una certa capacità, una certa tecnica, una certa intelligenza e anche una certa lungimiranza nella sperimentazione, e comunque l'ignoranza dell'hardcore, perché normalmente sono due mondi che non si incontrano, no? Il jazzista non suonerà mai forte come può suonare il chitarrista di Circle Jerks, e viceversa il chitarrista di Circle Jerks non potrà mai suonare come Bill Frisell. Invece in realtà per me è interessante perché si unisce questi due aspetti. Se ci pensi, perché comunque alla fine, cioè voi la parte jazz e la parte punk hardcore che prendete non è, cioè il jazz core in generale, a parte voi, non prende il Dixieland o i Sex Pistols, prendi No Means No per esempio dell'hardcore e il free jazz di Ornette Coleman. Perché loro contengono questi elementi, comunque contengono appunto il rigore tecnico e comunque la capacità di poter andare oltre al genere che fanno e mantengono l'ignoranza. E secondo me l'unica cosa che li unisce è la velocità. Perché se ci pensi, alla fine sono totalmente contrastanti, come dicevi, insomma. Ma perché per andare veloce, fare comunque cambi, avere comunque un determinato tipo di musica cerebellotica, ovviamente devi saper suonare di più che dell'hardcore. È inevitabile. Cioè puoi andare velocissimo in due quarti e tenere tutto per 3 minuti, benissimo. Però se all'interno di quello vuoi mettere altri elementi, se non sei capace di farlo, proprio a livello tecnico, non lo riesci a fare. Probabilmente è questo che dà inizio alla saga del jazzcore. E la domanda che è principale di tutte, cioè la domanda più importante, è quella che
cioè alla base della ricerca, ha senso parlare di jazz core come un genere a sé stante, quindi dargli l'importanza che merita e quindi farlo conoscere, o solo un'altra imprigionante categorizzazione troppo specifica per essere presa in considerazione? Su questo vorrei citare una frase che hai detto tu, che su un'intervista tu dissi: sono finiti i generi, non è che ci passi attraverso, sono proprio finiti. Sì, sì, secondo me sì. Quindi cioè, volevo sapere cosa... Ma il concetto di genere, in realtà, voglio dire, prima di tutto noi un'altra definizione di jazz core è anche le nostre storie personali, perché, cioè, bene o male, ci siamo incrociati le storie completamente diverse, anche se si sono poi, come dire, intersecate all'inizio, lui da un new wave, lui comunque è suonato più punk di tutti noi, però anche noi, la prima band che abbiamo avuto io e lui, eravamo praticamente punk rock, gli Off Limits erano punk rock. Nell'80. Esatto. Poi lui, cantava, no, lui cantava, poi da lì dopo è partito a suonare lui flauto traverso, è andato sul jazz, ha cominciato ad ascoltare, siamo partiti direttamente da Max Roach, poi ci siamo sparati il Free, io mi ricordo con lui ci chiudevamo in macchina con un altro amico e ascoltavamo Free, nel... quindi poi blues, e quindi quando cioè, la storia personale ti fa anche la... il risultato della fusione, l'amalgama, e quindi il concetto di genere per noi già non esisteva più, cioè non è che abbiamo mai pensato di fare il genere, c'era qualcuno, mi ricordo all'inizio, quando io ero appena entrato negli Splatterpink, che ancora parlavano gli Splatterpink grunge, ti ricordi che c'è stato il periodo che, perché in quel periodo lì era venuto fuori il grunge e qualcuno voleva... Cioè, c'era sempre la unica definizione che ha tenuto botto per noi è stato il jazz core. Cioè, e noi in realtà, esatto, noi a un certo punto ci siamo chiamati fuori con questa cosa qua, jazz core, che perlomeno allora l'industria jazz core, industrial jazz core, una roba che non c'era, proprio per non dire no, guarda, non, ma non perché volevamo di, ma alla fine poi anche un po' da una parte una condanna, nel senso che ti... perché c'è una marginalizzazione, perché nel momento in cui dici faccio quel genere, uno si aspetta, chissà che cosa, cervellotica, sarà quel genere che dopo 5 pezzi ti rompi i coglioni, perché invece no, gli Splatterpink, secondo me, versione 2.0, sono andati, sono tornati, hanno preso quella roba lì e l'hanno ridotta quasi, non dico più pop, però molto più tirata. Anche per quel guitarista state insieme da ormai dal 93, no? Cioè vabbè, ci siete sciolti tutto, però insomma, sì, 2.0... Sì, cioè, sì, 2.0 non si sa cos'è successo per rimetterci assieme, non si è capito ancora bene. Noi a marzo l'anno scorso abbiamo detto, ragazzi, dai, però, dai, la riunione, internet, un sacco di fan che chiedevano, ma proviamo, tutti avevano voglia, lui anche, era stato l'ultimo batterista. E poi tu hai iniziato giovane, no? Cioè, avevi 19 anni. Sì, no? 19 con loro? Sì. No, con loro l'avevo già 21. Vabbè, scusa. Nel 2001 c'è entrato, avevo 21. Sì, 21. Ma poi bisogna anche svelare che Ivano ha mandato delle gran mail, almeno 3 o 4, in cui dai, io cesso su niente. Sì, allora, non sei più capace, vedi? Allora, anche comunque la presenza di un batterista solido. Noi tutti sapevamo, era come se avessimo sepolto sotto, che sapevamo che non è che, giustamente, come ha detto lui, sono sempre stati in stand-by, insomma, non abbiamo detto, oh, vai fa culo, buono, porca troia. No, buono, c'è stato un momento, altre storie, e poi... Tornati, per me comunque la cosa ha preso ovviamente una forma diversa e non se ne stia neanche rendendo conto come ci arrivi. Sì, ci arrivi che ti ritrovi che nella scaletta ti accorgi per esempio che Nutrimi è stato quasi tutto scartato. Valutato, cioè, volente o nolente, cosa abbiamo eliminato? Abbiamo eliminato la parte magari che era anche, aveva degli interessi, però la più razzigogolata l'abbiamo tolta. Cioè, secondo me la cosa che mi più i pezzi più... complessi proprio. Poi non è che abbiamo lasciato i pezzi facili. No, i pezzi facili poi non mi sembra. Cioè, effettivamente mi sembra che comunque la direzione di questo nuovo sia comunque mantenere intatte le radici e quello che abbiamo sempre fatto. Però comunque non negarci la possibilità anche di arrivare a fare qualcosa che non sia, dico pop per dire. Ma parliamo di popcore adesso. Però, esatto, parliamo di popcore. Infatti il jazz core che si trasforma nel popcore. Secondo me non sarebbe neanche una brutta definizione pure questa. Cioè, i due pezzi che lui ha scritto adesso, i due pezzi nuovi che abbiamo tirato fuori in questi 3 mesi e mezzo di prove fit. Aspetta, posso farti una domanda? Cioè voglio anche faccio proprio svelta a tutti, poi per iniziare tu, così. È semplicemente come avete iniziato a suonare e se fate musicisti nella vita o no? Io ho iniziato a suonare da piccolo, 9 anni, l'organo. Lezioni private di organo, c'era in una stanza,
era gli anni di Rocky, c'era Rocky allora. Vedete il fish che fate, che sanno, ci vede subito. Quindi scusa, al liceo, nel primo liceo c'era il gruppo, che il primo gruppo del liceo, la Flims. Poi dopo, dopo la maturità, io ero già molto intrippato con jazz. Allora sono andato al negozio di strumenti per noleggiare un sassofono, li aveva finiti. Allora mi ha fatto noleggiare un flauto. Allora dopo lì ho iniziato a suonare il flauto. E dopo degli anni ho suonato il flauto in vari gruppi. Il primo gruppo che mi ricordo è un gruppo di blues di Bologna, Nonna Fausta, che era un bel gruppo di blues, rhythm and blues, tipo Muddy Waters, Howlin' Wolf. Poi dopo sono un anno, poi ho iniziato a fare un po' di, a frequentare l'ambiente jazzistico bolognese, che è abbastanza ricco, se vuoi è abbastanza monotematico, ma abbastanza ricco. Poi dopo sono andato, un giorno ho letto un articolo sul giornale che la banda di Bologna cercava dei fiati. Scusa, la banda di Bologna dava lezioni di fiati gratis. No, ogni tanto andavo a lezione per capire un po'. Banda proprio banda nel senso comunale. La banda comunale, la banda rossingo. Cioè non bene, esatto. Allora sono andato lì con il mio flauto, tipo fammi le scarpe, glielo fate, fa guarda te, flautista se la piace il vecchio, poi la ragazzina che si sta diplomando, tu sei alto, ti va bene il baritono. Allora da un armadio mi ha dato un baritono, io da lì ho iniziato a suonare il baritono. Poi dopo... l'argento? Sì, quello lì. Quello lì. No, invece era buono, era un rampone dei primi del Novecento di Milano, una lira buono, molto semplice. No? Poi funky. Poi sì, vari gruppi funky, così. Poi dopo con loro ho iniziato a registrare. Se l'abbiamo chiamato in un momento in cui... Ma di chi dove sei andato dopo, zio? E di dove sei andato? Sì, dopo, vabbè, dopo ho lavorato nella casa discografica, ho fatto il turnista per molti dischi della Irma Records, che fa musica cocktail house. E poi è stato. Poi ho fatto i miei progetti, progetti belli anche di gruppi, tra cui ecco, vorrei citare Fase Liquida, che è un gruppo di New Jazz, che abbiamo fatto un paio di dischi carini, anche uno per i Jazzanova, che è andato bene. Poi dopo ho avuto una parentesi di 10 anni per lavorato nella musica leggera, sia come musicista che come manager, e basta, poi ho ribeccato la vecchia guardia. Ascolta ragazzi, still alive, e ancora vivi, esatto, proviamo a andare, e niente, ci proviamo, è stato bello ragazzi, ciao caro, ciao, parlate, a domani, a domani, a domani. Vabbè, ci vediamo domani alle 10 minuti. Me ne faccio un'altra. Vedi il casino di essere invece musicista lavoratore. Che... Vabbè, anche voi potete rispondere su questa cosa, insomma. Se... Io come tu sai, ho iniziato 10 anni e devo ancora smettere di fare un musicista. Quindi... Lui è il vero, proprio. Cioè, tu fai proprio il musicista, cioè, nel senso. Insegno, sei... Ho sempre e solo fatto il musicista. Insegno, a parte tagliare un po' i boschi a casa mia per diletto. Per fare un po' di polsi, del resto. Un professionista. Del resto solo un musicista. Ieri, a Poggipolini, cioè a Fede Poggipolini, che poi è anche il nostro amico. Cioè, domani verrà, Domani viene. Domani vengono tutti. No, domani è domani è un'occasione per una rimpatriata di un fracco di gente. Sì, oltre sì, domani sarà più un party. Proprio un party come quelli disciplinata che hanno suonato il massimo volume. Cioè, sono tipo più la mia festa di matrimonio. Sì, c'è da dire che se io ma che figura faccio lì. Anni, io domani dedichiamo la serata al suo matrimonio. No, dai, io sono andato sul matrimonio. Vado, non concentrarti a sparare le cagate. Dai, dedichiamo tutta la serata al matrimonio, perché ragazzi si è sposato Diego. Sì, sì, lo so. Quindi questo solo è mancato. È l'unico sposato dei pochi assenti alla mia festa di matrimonio. Dio, mi ha sposato anche lui. Chi dovevi suonare quella sera lì? Ma che ne so. Con Anox, forse. Guarda, altre due domande e basta. Una me la faccio al contrario, tanto. Una è sui live, nel senso che è... voi siete conosciuti comunque per concerti, state visto in sala prove anche senza aver visto i concerti, fare concerti abbastanza eclatanti, avete aperto per PJ Harvey, Osric Tentacle, loro, Asian Dub Foundation, No Means No, sì, no, fare no, loro, perché erano No Means No, esatto, allora esatto. E dal primo concerto ad oggi, cioè, avete ricordi particolari di, che ne so, dai più brutti a più esaltanti e cose simili. Sì, ne parliamo. Se parto io, se facciamo un giro di ricordi, allora parto io. Allora, le cose che, due cose che mi ricordo. Uno è i Ciloni, che era in grado di fumarsi il Craig Boogie di No Means No,
da solo, sì, si riaccendeva e non li passava. E questo bastardo. Bastardo, una delle cose più belle che... e poi la rissa al CPA fra di noi. Sì, fra me, io e me. Allora, io non c'ero, delle io non c'ero. Durante non c'ero. No. Prima. No, è stato prima o dopo? Non mi ricordo più. Dopo, forse. È stato prima, perché Mero aveva tirato un tappo in un occhio. Sì, ma ha tirato un tappo in un occhio. No, tu avevi tirato un tappo in un occhio. Io ho tirato un tappo in un occhio, lui ha reagito male, mi ha dato un cardio. Io ho tirato su, a quel punto ho tirato su un tavolo di plastica, di quello io l'ho tirato addosso, e lì proprio... con divisione sua degenerata. È stato uno dei peggiori concerti che abbiamo mai fatto, anche perché io ubriachissimo. Dai ricordi bellissimi per me, rimane indimenticabile il primo concerto che ho fatto con gli Splatterpink al Bestial Market, che era un gran locale, eravamo in trio, grezzissimi, qua avevamo 5-6 pezzi pronti, se no non c'era ancora Nero, comunque esplosivo, cioè io mi resi conto che Alberto Melega. Però solo quell'inizio lì fu un altro ricordo bello, comunque è stato sicuramente i primi live erano, e poi i clamorosi flop, quelli comunque ti rimangono, certo. Tipo concerto a Torino, la situazione del Michelangelo Antonioni, posto stupendo, fila di sedie gigantesca, evento che sembrava promettere, banco mixer gigantesco, al concerto c'eravamo noi, fra l'altro in versione con batteria elettronica. Ah, quando c'era quel, sì, mi ricordo. Poi c'era il mixerista e l'organizzatore del concerto. Perché avevano sbagliato tutto, perché quel giorno era chiuso tutto nessuno. Il centro, nessuno! C'era una roba della Fiat, non so che cazzo era, ma non lo so. E siete messi a anche Amsterdam abbiamo fatto di fronte a 15 persone. Cioè, ti capita. Però nessuno è proprio... Poi ti capitano ovviamente le cose inaspettate, opposte, ce ne sono state tante, veramente di quelle eclatanti, concerti incredibili, saltati fuori incredibili, come... Io mi ricordo, cioè comunque sicuramente anche lo cavallo abbiamo fatto al tunnel di Milano, abbiamo fatto un paio di date. Non mi piace molto. Un concerto che mi ricordo molto volentieri fu quello a Campobasso. A Campobasso, esatto. Dove alla fine ci facciamo un trip. Pub. Tanto che tutti i tuoi ricordi belli sono comunque legati in qualche modo a sostanza. E dopo quel concerto ci facciamo. Io mi faccio il trip. Mi ricordo che te lo sei fatto. Comunque live, boh, poca roba. Mi ricordo. Beh, no, aspetta un momento, dai, il paccone quando abbiamo suonato con gli Agenda Foundation. Sicuramente, lì, ecco, l'idea, la possibilità di avere un palco dove avevamo in spia, solamente di spie, avevamo una roba tipo 12.000-13.000 watt, cioè avevi no, il massimo. Ma anche la massa di gente che c'era. La massa di gente, cioè c'era la massa di gente, quindi comunque. E poi mi ricordo che facciamo quella volta lì andiamo via. Perché il problema nostro. No, per anni abbiamo avuto la sensazione che stesse per scoppiare, cioè in senso positivo. Certo. E perché poi c'era il periodo in cui ha cominciato la pompa del rock, CSI, bla bla. Poi anche lì si è creata una sorta come di mainstream, e bene o male noi poi non avevamo compromessi né voglia di averne, di fare delle cagate. Sì, noi abbiamo qualche ragione, siamo sempre stati esclusi dal mainstream. Anche perché poi comunque a livello cioè non lo dico perché sono controllo produttivo, chi ci ha provato. Effettivamente è strano, ma probabilmente dipende da quello che ti dicevo prima, del fatto che io personalmente sono un disastro nella promozione, nell'autopromozione, quindi nell'andare a cercare comunque lavoro, opportunità, contratti discografici. Questa è una roba che mi rompe i coglioni in una maniera incredibile, il fatto di dovermi fare amico per forza persone solo per il fatto che queste persone possano poi darmi qualcosa, no? È una cosa che reputo veramente molto squallida, soprattutto se poi pensiamo che nell'ambiente musicale c'è un botto di gente che veramente sono un po' dei pezzi di merda. C'è gente con la quale, se non dovessero farti il favore di farti suonare, non vorresti avere veramente nulla a che vedere. No, ma... E questo mi ha sempre bloccato tantissimo, proprio veramente tanto. Stesso discorso il mondo dell'editoria, si parlava prima. L'abbiamo parlato. Ok, ultima domanda. Io ho trovato nell'Espresso del marzo 93 un articolo che si chiama Straccioni alla Bolognese, in cui c'è un estratto, ve lo sintetizzo, parla del grunge. Sì, e a un certo punto dice: e bastava assistere al performance dei Mutoid Waste Company, ai concerti frastornanti dei Massimo Volume, dei Splatterpink, dei Magilla, tutte e due scritti male, perché Magilla con l'H, voi Splatterpink. No, Magilla con l'H. No, sì, tutto perché loro su YouTube sono senza. Ed era proprio quel periodo a cui ti accennavo, cioè il momento in cui a Bologna c'era l'inizio di Massimo Volume, gli Splatterpink, i Magilla che erano funk rock, e il grunge bolognese. Quello era il momento che per loro, cioè semplificando, un addetto ai lavori giornalista che doveva trovare la felice espressione della nuova musica bolognese, per loro era la risposta
bolognese al grunge. Poi comunque quell'articolo lì che hai letto era anche un articolo che adesso me lo ricordo, sì. Cioè, su un momento cioè, cosa l'articolo sta leggendo, sì, te lo ricordo. Infatti, era venuto fuori in quel magico quinquennio che fu dal 90 al 95, in cui sì. Sembrava sì, che finalmente ascoltavamo della bella musica, cazzo. Cioè, ma veramente a livello underground, c'era ma è stata roba tanti che è durata concerti, pochissimo, sì, dall'89 beh, con i Snow. 3-4-5 anni sono stati comunque a Bologna, arrivavano, cioè vedevi un mucchio di band, c'erano comunque sì, un mucchio c'era di proprio band. Tutto un fervore anche fervore, di idee, di roba. Idea che poteva cambiare, se era le prime, fra l'altro cominciavi ad avere la possibilità di registrare le demo in un modo decente, cose che prima comunque alla fine c'erano proprio le cassette, i quattro tracce. Beh, era proprio appunto cioè, noi siamo CD nati in epoca quattro tracce io e Diego, capito? Quindi già, sì. E l'idea già anche di passare dal supporto magnetico, cominciavi ad avere primi era un po' più facile, c'era là, dati il mini disc, eccetera. C'è un momento magico, sembrava proprio. Ma anche perché musicalmente le cose andavano abbastanza bene. Non è stato. Andava abbastanza bene, uscivamo da quel periodo orribile che è stato, secondo sì, me, dal 86 80, fino al 90, in cui la New Wave era finita. C'era il revival, porco Dio, cioè, tranquillo. Poi lo taglierete, perché lì mi faceva incazzare veramente del 60s e del garage, che sono... Sì, che poi è ritornato anche adesso, no? Una merda, sì, la psichedelia, i gruppi australiani, Re in Parade, sì, fatto male, cose che poi, facevano cagare male. La merda, questi okay. Gruppi non è che erano fatti bene, capito? Non è da dire... Cioè, io sono uscito veramente che in quegli anni lì ero spiazzato, perché uscì da quell'epoca d'oro che fu la New Wave, però la New Wave, quella con sì, la L maiuscola e la W maiuscola, e mi ritrovai questi 4-5 anni infernali in cui c'era solo psichedelia, garage, band con i caschettoni, con le camicie pesi di sta merda, che veramente non, sembrava che morisse tutto. Cazzo, alla poi fine, veramente nell'89 tutto questo finì, e durò fino al 95, in cui avevamo delle band ottime. Tutte, voglio dire, comunque a loro modo tutti questi gruppi erano di rottura, disciplinate erano ultra. Questa cosa influenzava tantissimo anche l'underground locale. Mi toglie una curiosità personale, sì, sì. Perché tu hai questi gruppi, io mi ricordo che c'era Underground Records che poi aveva fatto pure un disco, sì, no? Sì, c'è ancora? Sì. No, è chiuso. Sparita. Chiuso, no. Il negozio è stato, fra l'altro ha chiuso ben prima di altri, perché comunque lì la crisi è arrivata anche un po' subito, perché lì era già ultra di nicchia, quindi quel negozio è andato da Dio proprio in quel periodo. Anni, sì. E poi dopo fu. Quindi c'era proprio anche l'uscita di Massimo Volume, aveva dato una visibilità underground, capito? Cioè, comunque loro no, fu un quinquennio veramente d'oro, ma perché c'era veramente la volontà anche da parte di tutti, in tutto sì, il mondo, sì. Perlomeno in tutto il mondo della musica occidentale, di andare comunque ad esplorare territori che non fossero quelli convenzionali o non fosse il revival, il puro revival. Perché c'era roba nuova, dire, meno, c'era di nato roba il grunge, nuova. Anche se a me il grunge non è mai piaciuto, ci avevano pure associato, come diceva prima lui, al grunge. E infatti anche... Al grunge. Arti Nirvana, che reputo Nevermind uno dei 10 dischi più belli del mondo, ma non me ne fregavo un cazzo certo. Del grunge. Al di là di quello c'erano Primus, John Zorn, si cominciava ad affermare una certa scena alternativa di avanguardia, soprattutto nell'area newyorkese, sperimentazione. Esatto, era un jazz rock, il no rock, che era un po' meno pesante e tedioso di quello che era stata la fusion del jazz rock, usava magari quegli stilemi. Ma incattiviva, ci metteva il punk in mezzo, la no wave, a noi c'erano spesso, e quello ci faceva piacere quando ci paragonavano sì, al movimento new, no wave della Knitting Factory a New York, questa gente qua, quindi è un ambiente di riferimento dove già si cominciavano a innestare tutti questi generi e infatti anche modo... come ispirazione secondo voi voi nella realtà italiana siete più simili a Ben No Wave tipo Confusion al Quartet più che no agli Area, guarda se devo dire ti con gli Area Confusion al Quartet li stimo molto, io figurati quando avevo 16 anni me li ritrovavo che suonavano, però non li ho mai considerati ispiranti se non altro perché non li ascoltavo proprio. Qua tocchiamo un tasto da letto no, dico, perché non mi parlare mi hanno sempre sì. Fatto a loro piace un casino. No, beh, a me fa sempre fatto cagare. Diverso. A me piaceva moltissimo la sperimentazione in realtà di vocali di Metro Stratos. E poi non tutti gli Ara, a me piacciono alcuni lavori, quando erano troppo progressive i pezzi. A me guarda, ieri erano molto minuti. Però sono paragonato tantissimo agli Ara, e infatti è una cosa che. Però invece, per questo dicevo, perché secondo me del gruppo. Cioè,
negli anni 70 abbiamo fatto una cover degli Area. Avete fatto una cover degli Area? Dal vivo, sì, dovevo farlo. Quale? L'abbiamo fatta pure. Quale? Sì, luglio, agosto, settembre. Una compilation, ma che canzone era? Luglio, agosto, settembre. Ah, no, scusa, luglio, agosto, settembre. No, ma come si chiamava il pezzo? No, canzone di luglio, agosto, settembre, nero. Luglio, agosto, settembre. Sì, 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 sì. Allora, è venuta anche bene. Dal vivo, io l'avevo proposto. No, è una bella cosa. Infatti, una delle prime cose che mi hanno detto fa, perché fa lui, oh, ma allora dobbiamo fare una cover. Dai. Dico, abbiamo già fatto la cover degli Area, dico, raga. È che invece c'era un sondaggio invece. No, non dico che è brutta, scusate, che non sì, sì, no, figurati, grazie, no, ma di che? Noi ci becchiamo domani e andiamo a pagare. Guarda, mi dispiace, abbiamo fatto, io c'ho, forse c'avevo anche due anni. Io ci sono stati due anni scarsi, gli ultimi due anni scarsi, con loro non è che posso... Giallo. Aspetta, prendi... Ma lui poi è un turnista fondamentalmente, no? Si quindi... può chiamare turnista. Ma chiami chi... come un cazzo però di pane. Però turnista a cui gli piace di splatter. Chiami come un cazzo di pane. Beh, ma comunque... con loro l'hai fatti tu, sì. No, sì, no, gli ultimi due anni. Gli ultimi due anni ne fatti. Solo dal 2001 fino alla fine 2003. Due anni scarsi, dai. Beh, però cioè nel senso non è che no, si no, solo per normalmente cioè, lui è un ibrido fra un turnista e un batterista comunque che comunque sa quello che sta suonando, cioè apprezza quello che sta suonando. Turnisti normalmente sono delle puttane, sono delle troie, cioè vanno... Lui è una via di mezzo fra una troia e però comunque che piace perché... Una troia d'appartamenti, non so. Lui è la troia di la troia che si è un po' innamorata del suo cliente, è una troia che si è un po' innamorata del suo cliente. Secondo me potrebbe andare così con la commissione. Oh, a posto, dai.